19 luglio 1943, Seconda Guerra Mondiale. Roma è sotto l'occupazione tedesca. Alle 11.02 il tenente Owen Gibson dà il via al primo bombardamento aereo alleato di Roma. San Lorenzo è il primo quartiere ad essere bombardato ed è quello più duramente colpito. L'obiettivo è lo scalo San Lorenzo, ma i grappoli di bombe devastano una vasta area della città, compresa tra piazzale Sisto V, piazzale San Lorenzo e piazza Porta Maggiore. I morti sono 3.000 e i feriti fra gli 11.000 e i 12.000. Padre Libero annota sul suo diario. 19 luglio. L'estate trionfa in pieno. Il caldo ti scioglie in un bagno di sudore. Il cielo è terso, limpido, senza la più lieve spennellatura di nuvola. Con la guerra in atto, nessuno pensa a lasciare la città e quei pochi fortunati che hanno parenti nei paesi vicini si sono allontanati da Roma, non tanto per fuggire il caldo, ma molto più nella speranza di trovare in campagna un vitto un po' più abbondante di quello cittadino. Quella mattina, alle 11 in punto, provenienti dal mare, 150 B-17, i Liberators o Liberatori, che tutti chiamano fortezze volanti, cominciano a sganciare su una Roma già stremata centinaia di bombe. Hanno per obiettivo l'aeroporto del Littorio, oggi dell'Urbe, lungo la via Salaria, e lo scalo ferroviario San Lorenzo, ma il quartiere omonimo e le sue vicinanze vengono colpiti in pieno. Le bombe si abbattono per più di 3 ore sulle strade e sui caseggiati popolari, sulle piazze e sulle chiese, compresa l'antichissima basilica di San Lorenzo fuori le mura che viene semidistrutta. Le cronache ufficiali parlano di centinaia di vittime, ma sembra che i morti siano stati almeno 4.000. Il numero esatto non lo si conoscerà mai. Alle ore 12 di quello stesso giorno, a bombardamento ancora in corso, il quartier generale delle forze alleate del Nord Africa comunica. Obiettivi militari di Roma e dei pressi di Roma sono stati bombardati oggi da bombardieri pesanti del Comando Aereo del Mediterraneo. I piloti hanno ricevuto particolari istruzioni per evitare di causare danni agli edifici religiosi e di cultura. Manifestini di avvertimento erano stati lanciati sulla città prima dell'incursione. Nessun accenno a vittime fra la popolazione civile.